in realtà il quadro ha una sua contestata attribuzione a Leonardo. Alcuni ritengono che sia sicuramente di Leonardo, qualcuno ritiene che insieme a Leonardo ci abbia messo mano qualcuno dei suoi allievi, discepoli, altri ritengono che sia dubbia l'attribuzione. Noi come museo non entriamo nel merito, perché non è una questione scientifica quella, anzi l'abbiamo portato anche perché questa questione possa essere aperta, riaperta, e forse molti studiosi di Napoli, anche dell'Università di Napoli, possono avere adesso l'opportunità di guardarla in faccia l'opera e poter continuare gli studi di approfondimento. Leonardo è stato un genio del Rinascimento, e l'umano veniva posto al centro dell'attenzione, della filosofia, della ricerca, dei dibattiti, l'uomo nelle sue capacità più grandi. E l'immagine di Gesù, del volto di Gesù, ci richiama questa ricerca dell'umano che oggi in certi ambienti si è un po' spenta, si gioca al ribasso dell'umano. Quindi Napoli, che mette al centro della propria vita sociale l'immagine di Gesù, che è l'immagine dell'uomo, può essere come un segno per una ripresa del suo riscatto sociale, del suo riscatto civile. Credo che le istituzioni dal punto di vista culturale devono collaborare in maniera fortissima, non ci devono essere divisioni e tutti quanti dobbiamo sostenere Napoli come grande capitale della cultura e del Mezzogiorno.